Divers, sto per provare una delle demo più attese dell'area PlayStation VR dello stand Sony PlayStation, e quello che vedete qui tra le mie mani è il nuovo controller AIM. Pensate che all'inizio credevo che fosse un po' come lo sharpshooter e quindi all'interno ci fosse fisicamente un controller Move, invece questo è un vero e proprio controller stand alone indipendente, lo comprate così ed è pronto all'uso. Dovrebbe costare indicativamente come un normale controller DualShock, che permette di utilizzare un vero fucile all'interno di Farpoint, perché è questo che adesso andremo a giocare. Vi do un po' di informazioni di background su Farpoint, che è uno shooter fantascientifico che ci proietterà su un mondo alieno. All'interno di questo mondo noi dovremo trovare il nostro team, dovremo anche scoprire i segreti di questo mondo, dovremo capire perché siamo lì, qual è il motivo per cui ci troviamo su questo mondo chiaramente pieno di minacce, e quindi è un gioco di scoperta, è un gioco di esplorazione, è un gioco di combattimento. Non è un gioco su rotaie, per cui noi non saremo lì fermi semplicemente a spararci intorno in VR, ma potremo fisicamente muoverci utilizzando lo stick qui sul controller AIM. E allora direi che adesso è il momento di indossare PlayStation VR ed andare su questo mondo alieno di Farpoint. Venite con me a fare un giro. È iperrealistico. Questo pianeta sembra Marte. Ok, muoviamoci. È un pianeta inospitale. Ci sono delle tempeste. Aspettiamo di trovare le prime minacce. Eccole qui. Posso mirare? Ho riscaldato il fucile, ok? Proprio come nella realtà, non esiste una modalità di fuoco, diciamo, rapido e di fuoco con mira, perché dipende da come posiziono il fucile. Questo ambiente è magnifico, veramente il senso di immersione è pazzesco. Ragazzi, che sudata, emozionante, bello, 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 emozionante. Come, prego, adesso mi riprendo un attimo, e queste esperienze in VR così immersive e che richiedono comunque di utilizzare il proprio corpo per, in questo caso, per combattere, per mirare, chiaramente richiedono anche un certo dispendio di energie, però quello che ho visto di Farpoint mi ha veramente emozionato. Lo scontro finale con questo bestione gigantesco doveva essere qualcosa di veramente, veramente epico. Questo è il first person shooter reinterpretato in VR. L'unico dubbio che mi resta riguarda gli spostamenti, perché comunque le traslazioni gestite mentre si è così in piedi tendono a sbilanciarti un po', quindi qualcuno che non abbia così tanta familiarità con la VR avrà bisogno di un po' di pratica prima di trovarsi a proprio agio. Eventualmente dovrà giocare da seduto, cosa però che renderebbe un po' difficile riuscire a mirare alle spalle, salvo che uno giri sopra uno sgabello. Però devo dire che è stata una grande esperienza, una grande emozione, e quindi continuate a tenere d'occhio Farpoint, ve ne parleremo nei prossimi mesi, non vediamo l'ora di metterci le mani sopra. Ciao! Ciao Game Timers, sono allo stand Republic of Gamers e qui accanto a me c'è uno dei prodotti che l'altro giorno alla conferenza Asus ROG vi ha davvero conquistati, ossia il nuovissimo G31 10th Anniversary, prodotto con cui Asus festeggia i 10 anni del brand ROG, un PC desktop davvero super. Pensate che all'interno di questo case da appena 20 litri ci sono due GTX 1080 in Sly, scopriamo poi 64 GB di memoria DDR4 2800, un processore Core i7, non si sa però se si tratti del modello 6700
100K oppure del più performante appena annunciato 6950X, questo probabilmente Asus lo deciderà più avanti, e poi degli SSD PCI Express M2 in RAID 512 GB. Queste sono le caratteristiche note fino ad adesso. Qui accanto al G31, tra l'altro notate anche l'unità di alimentazione esterna, dicevo che accanto al G31 c'è un nuovo monitor della serie ROG Swift, si tratta del PG258Q. Durante la conferenza ROG era stato mostrato il PG248Q, ve lo faremo vedere dopo. Questo è un prodotto ancora più nuovo, arriverà alla fine di quest'anno e ha delle caratteristiche strepitose. Innanzitutto la base richiama quella del modello curvo PG348Q, mentre questo è un tradizionale monitor piano. 24.5 pollici di diagonale, risoluzione Full HD, perché l'obiettivo su questo modello non è la risoluzione ma la frequenza di refresh. Guardatela qui in alto, ben 240 Hz di frequenza di refresh nativo, quindi un prodotto che sicuramente diventerà immediatamente popolare tra gli appassionati di eSport. Cornice ultra sottile, tecnologia Nvidia G-Sync e tempo di risposta di appena un millisecondo, insieme alle tecnologie Game Plus e Game Visual di Asus. E questo è un assaggio di quello che potremo mostrarvi qui dallo stand Republic of Gamers a Computex 2016, quindi stay tuned for more. Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parliamo di un computer fighissimo che è Commodore 64, prodotto dalla Commodore nel 1982, quindi una fucilata di anni fa, ed è stato il successore del VIC-20 uscito 2 anni prima, cioè nel 1980. Questa versione che vi mostrerò tra poco è la seconda, appartiene alla categoria rara perché la più diffusa in realtà è la terza, quella che assomigliava più a un'Amiga in realtà, quindi c'aveva una ondina dopo la tastiera. Questo qui invece si chiama Biscottone, vi mostriamo questo qui che è veramente figo, anche se mostra nella scritta qua della confezione alta risoluzione, quando in realtà era abbastanza, diciamo, bassina, perché era 320x200. Cominciamo con lo spoglio della confezione, che io custodisco gelosamente da 1000 anni, ce la sto facendo senza rompere niente, stranamente. Questo qui lo mettiamo qua a caso, anzi qua. Forse ce l'ho fatta, non è caduto, non importa. Ok, la mettiamo giù. Al contrario. Forse ce la facciamo. Ecco qua, quello che 1000 anni fa, cioè nell'82, chi comprava un Commodore 64 vedeva. Quindi semplicemente il computer e un alimentatore con il polistirolo che si è fuso con i cavi. Però vabbè, era pesantissimo sto alimentatore, una roba da 5 kg, se lo appoggio sul vetro esplode. Allora, questo qui è il nostro bel Commodore 64 biscottone, sotto c'erano le istruzioni, e va detto che la maggior parte di noi, quando riusciva a convincere i suoi genitori a comprarlo, era dicendo che gli serviva per studiare. In realtà ovviamente non succedeva minimamente, perché nessuno sapeva fare più di qualche piccolo programmino abbastanza stupidotto. C'era in una rivista chiamata Zap, nella quale io ho scritto pochissimo perché poi è morta, forse è stata colpa mia, c'erano dei listati lunghissimi da compilare per produrre dei programmi a caso, ma non venivano mai perché erano lunghissimi, bastava un piccolissimo errore nella digitazione perché tutto saltasse per aria. Comunque questo è il biscottone. Qui dietro vediamo le cartucce, in realtà poteva anche essere usata come console perché c'erano dei giochi che andavano su cartucce. Infatti qualche anno dopo, parecchi in realtà, Commodore ebbe la geniale idea, geniale si fa per dire, di produrre una console derivata direttamente dal Commodore 64, chiamata GS, che era esattamente questo computer, salvo che non aveva la tastiera, costava di più e andava a cartucce, quindi una genialata, stranamente non ha funzionato. Qui da questa parte qui vediamo l'ingresso per i joystick, che avevano un ingresso standard che andava bene anche per l'Amiga, che poi insomma successivamente è stato mantenuto, e anche per il Mega Drive, se non ricordo male. Qui c'è l'accensione, lo spegnimento, l'antenna, varie robe. Una cosa che va detta sicuramente è che i giochi andavano o su floppy, e pochissimi ce l'avevano,
oppure su cassetta, e su cassetta non andavano mai. Si parla di un registratore della Commodore, in realtà poi ce n'era anche uno, diciamo, che era compatibile della Magnum, non andava mai perché per vari motivi, insomma, si cercava di inserire queste cassette dentro al registratore, ci voleva una sassata di tempo per farle andare, tal punto che si poteva anche andare fuori in giro a giocare a pallone, si tornava, non aveva ancora finito, ma il peggio era quando in realtà saltava qualcosa. Questo qui è bellissimo Parkland con il quale io ho perso veramente un secolo di vita. Tutti originali questi giochi qua, perché in edicola c'erano anche i tarocconi con 30 giochi in una cartuccia, forse anche di più. Questo è Vendetta della System 3, di cui ho già parlato tempo fa, un capolavoro assoluto. Derivato da Last Ninja. Ghostbusters è un gioco molto bello. E poi abbiamo la versione più grossa, più massiccia. Qui abbiamo Stunker Racer, un altro capolavoro che mi ha veramente fatto perdere un sacco di ore. Anche in versione Amiga era bellissimo. Eccolo qua. Va detto infine che ci furono un sacco di versioni di Commodore 64, oltre alla già citata Commodore 64 GS, che era una console. Va menzionato il Commodore Max, che era basato più o meno sulla stessa architettura del Commodore 64, ma aveva una tastiera orrenda in membrana, comunque rarissimo. E poi abbiamo anche una versione, diciamo, business del Commodore 64, chiamato SX64, che aveva anche un piccolissimo schermo, diciamo, tutto nell'assemblato, che comunque non so quanto si potesse utilizzare, perché è veramente minuscolo e monocromatico. Comunque, vabbè, questa qui è la versione che diciamo è più nota, oltre a quella, diciamo, che abbiamo già citato, la versione 3. Vi consiglio di comprarvelo, perché è un pezzo di storia, lo trovate più o meno a buone condizioni, con la confezione tutto perfetto, diciamo sui 150 euro massimo, deve essere proprio perfetto. Senza confezione il prezzo crolla, mi raccomando. La versione biscottone è la più pregiata, ecco perché è anche la più rara rispetto alla versione 3. Quindi, insomma, ecco, questo è quanto e credo che sia tutto. Alla prossima. Ragazzi, non sono diventato Bane, sto giocando a South Park Fracture Butt Wall, e questo è il tanto chiacchierato Nosulus Rift, ossia questa periferica, chiamiamola così, ideata da Ubisoft, che in un certo senso dovrebbe andare a ricreare tutta la fragranza delle scorregge, perché questa è l'arma utilizzata dai protagonisti del gioco. Ora, ragazzi, io non so veramente come descrivere quello che sto provando. Sono provato, ecco, impariamo di provare, sono provato, non ce la faccio più, perché ho iniziato la demo del gioco, mi hanno fatto indossare questa cosa e ho subito premuto il tasto sbagliato sul pad, che è il tasto X, perché il tasto X fa sì che il protagonista, appunto, rilasci una scorreggia, e immediatamente sono stato investito da un'ondata di una cosa indescrivibile, tant'è che io sto parlando ma sto respirando dalla bocca, perché ogni tanto comunque continua ad arrivarmi un odore indefinibile, cioè non so veramente, ragazzi, non so come abbiano potuto creare questa cosa. Devo dire che l'unica cosa che li salva, che ci salva tutti, è il fatto che comunque Nosulus Rift non verrà effettivamente commercializzato, non sarà neanche parte di una collector edition, chiamiamola così, del gioco, ma è semplicemente un device che hanno sviluppato ad uso e consumo delle dimostrazioni che effettueranno durante delle fiere, come appunto questa Gamescom 2016. Vorrei non averlo mai provato. Adesso, finita questa breve prova, vedrete anche un pochettino di footage del gioco, me lo leverò e non vorrò mai più indossarlo, neanche vederlo nella mia vita. E del gioco invece che cosa posso dirvi? Raccogliendo quei pochi neuroni che sono rimasti ancora attivi, vi dico che chiaramente si svolge pochi giorni dopo, un paio di giorni dopo il titolo precedente. Qui non impersoniamo più dei protagonisti di un fantasy game, di un gioco di ruolo fantasy, ma il role play riguarda dei supereroi, quindi Cartman e soci, e noi che siamo il new kid in town, il nuovo ragazzino arrivato in città, impersoneremo ciascuno un supereroe, dovremo combattere il crimine e soprattutto cercare di far produrre a Netflix una serie che abbia noi per protagonisti, per cui questo è un pochettino la background story. Una demo un po' breve che ci ha permesso comunque di mostrare le prime sequenze di gameplay, e niente, ragazzi, io devo togliermi questa cosa, non ce la faccio più, e quindi ci aggiorniamo presto con altre novità. Io cerco di ricompormi un attimo. Ciao. Stay out of the
street, damn kids! Fuck you, dude. It's Civil War, dick. Ciao Game Timers, come avevo promesso, eccomi a parlare dell'ultima figure realizzata dalla Gecko, tratta dal mondo di Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Vi presento Quiet. La statua è alta circa 29 cm, realizzata totalmente in plastica PVC, in scala 1 a 6, e riproduce Quiet in una delle sue pose classiche, mentre impugna il fucile da cecchino. Appena aperta la confezione, vediamo i pezzi che compongono la figure e subito veniamo colpiti dalla bellezza dello sculpt del viso. Infatti, come ispirazione, è stato ripreso il lineamento della modella Stephanie Johnston, scelta da Konami per il personaggio di Quiet nel videogioco. Esaminandola da vicino, possiamo vedere come gli occhi e le labbra sono state ricreate fedelmente, dando un vero tocco sexy alla figura. Una volta assemblata, la possiamo ammirare in tutta la sua bellezza e vedere come gli artisti della Gecko siano stati abili a ricreare il personaggio fedele a quanto realizzato da Konami. Una delle caratteristiche di Quiet, come visto nel videogioco, e di essere sopravvissuta grazie alla terapia parassitaria denominata Skullface. E per sopravvivere, il corpo di Quiet deve avere più parti possibili scoperte e quindi esposte alla luce solare. I pochi abiti sono stati ricreati fedelmente, come il micro bikini oppure le calze a rete rotte in alcune parti, colorate in maniera impeccabile, che quasi non ci si rende conto che sono dipinte e non in tessuto. Quiet è equipaggiata anche con alcuni accessori. Vediamo infatti degli spallacci che reggono una cintura dove sono presenti un fodero con il pugnale e una fondina con la pistola. Per apprezzare la maestria degli artisti della Gecko basta soffermarsi sul calcio della pistola con una colorazione che simula il legno eseguita in maniera impeccabile. Passiamo ora all'arma principale di Quiet, il fucile da cecchino, che conta una lunghezza di ben 20 cm, dove si potrà inserire anche il silenziatore a corredo. Anche nel fucile sono stati controllati i dettagli, come ad esempio le lenti del mirino che sono state ottenute tramite le decal azzurre. A corredo troviamo anche un secondo head sculpt con l'emblema farfalla, che sinceramente è il mio preferito. Da ultimo la base diorama, un terreno accidentato con un piccolo muretto e delle crepe sul terreno, ben riprodotte, dove vediamo anche la presenza di tre perni, che si andranno ad incastrare sotto i piedi della statua per una maggiore stabilità. Sicuramente un'altra figure che non deve mancare per chi colleziona la linea Gecko dedicata a Metal Gear Solid. Il prezzo di questa figura è di circa 250 euro e vi ricordo che la prossima uscita è Venom's Bake, del quale troverete le informazioni sulla pagina GameTimers.it. A livello di votazione direi un bel 9, come sempre la Gecko ha realizzato un piccolo capolavoro. Da ultimo vi ricordiamo una promozione in atto, infatti acquistandosi a Quiet, che è la futura figure di Venom's Navy, si potrà ottenere gratuitamente la figure di The Puppy Dog. Ciao, alla prossima! Ciao Game Timers, allo stand di Sphero una vera novità. Non è tanto il droide BB-8 che ormai già conosciamo bene, ma la Force Band. Che cos'è la Force Band? La vedete al polso di quel ragazzo, la sta utilizzando per controllare in remoto BB-8. Cosa gli permette di fare? Dato che integra un accelerometro al suo interno e un giroscopio, lui col polso e col braccio riesce a controllare i movimenti di Sphero. Come vedete, con questo movimento che sembra il Force Push di Star Wars, riesce a spingere BB-8 in avanti. L'altro BB-8 invece è controllato da un normale smartphone o tablet, come siamo abituati a vedere. Con altri movimenti, per esempio facendo ruotare il polso, il ragazzo riesce a far ruotare BB-8 su se stesso. Abbassando invece il braccio riesce a farlo rallentare, alzandolo di colpo riesce di nuovo a farlo accelerare. Ma questo non è tutto. Force Band, che uscirà il 30 settembre, integra al suo interno diverse modalità di utilizzo. Alcune di queste vi permetteranno praticamente di diventare un Jedi e controllare BB-8 associando ai vostri movimenti anche i movimenti, anche dei suoni tipici della saga di Star Wars. Ad esempio il Force Push in avanti potrebbe essere accompagnato dal suono dell'accelerazione di un X-Wing, oppure agitando il braccio come se stesse utilizzando una spada laser, ecco che sentirete i rumori di una vera spada laser. Ma non solo, un'altra funzionalità della Force Band è che mentre lo utilizzerete, mentre starete camminando in giro, potreste incappare in qualche disturbo della forza, quindi la Force
Force Band vi notificherà che c'è nei dintorni un disturbo nella forza, capirete in che direzione muovervi e avvicinandovi potrete sbloccare delle nuove funzionalità, quindi dei nuovi oggetti, per esempio quei particolari storditori utilizzati dai droidi nel secondo e nel terzo film della nuova saga di Star Wars. Ma queste sono solo funzionalità base disponibili dal 30 settembre, in futuro potrebbero esserne aggiunte altre molto interessanti, come per esempio quelle che vi avvisano della vicinanza di un altro possessore di Force Band nei vostri dintorni, e questo vi permetterà di interagire con loro in modi davvero interessanti. Guardate ragazzi, sembra di già intravedere in futuro una possibile versione di Star Wars Go, perché alla fine questo è un po' simile all'accessorio che accompagna Pokémon Go. E quindi ragazzi, che la forza sia con voi. Con la presentazione la scorsa primavera del mouse ROG Spata, Asus ha introdotto un design rivoluzionario nel mondo delle periferiche da gaming e oggi aggiunge un altro tassello alla linea di prodotti con supporto Aura RGB, con la nuova tastiera ROG Claymore, unica in tutto, dalle prestazioni allo stile. Caratterizzata da linee essenziali a tema Maya che integrano diverse innovazioni e dalla robustezza della scocca in lega di alluminio, ROG Claymore sembra voler nascondere le proprie doti dietro un look completamente nero. Ma basta collegarla al PC tramite il cavo USB removibile per capire che non si tratta di una tastiera come le altre. Ogni singolo tasto, infatti, può prendere vita in modo differente, a seconda del colore e del tipo di effetto luminoso che viene abbinato tramite il software ROG Armory. Con milioni di tonalità e 9 diversi schemi di illuminazione tra cui scegliere, l'unico limite è la creatività. E con Aura Sync è possibile sincronizzare questi effetti con gli altri componenti Aura RGB del sistema, come il mouse ROG Spata, appunto, o le nuove schede madri X99 e schede grafiche ROG Strix, per creare una combinazione unica che non passerà di certo inosservata. Ma oltre agli occhi, anche le dita vogliono la loro parte, e ROG Claymore è uno strumento per veri pro gamer. Gli Switch Sherry MX RGB rappresentano la scelta migliore oggi disponibile, grazie al tempo di risposta alla pressione ridottissimo e all'escursione di soli 2 mm nella variante Red. La tecnologia di anti-ghosting and key rollover, inoltre, garantisce che ogni pressione venga registrata, non importa quanti tasti siano premuti contemporaneamente. ROG Claymore è anche una tastiera modulare, disponibile con o senza pad numerico, che può essere comunque rimosso in qualsiasi momento, così da rendere la tastiera ancora più compatta e trasportabile, oppure per essere posizionato sul lato sinistro e diventare un comodo pad per le macro. Diverse combinazioni di tasti, tutte programmabili, possono controllare specifiche funzionalità, dalla colorazione Aura RGB alla velocità delle ventole, fino all'overclocking dei componenti hardware del PC. Inoltre, ROG Armory permette di salvare 5 profili utente personalizzati nella memoria interna di ROG Claymore, in modo da utilizzarla su altri PC senza dover trasferire i propri dati. Ed è possibile persino tenere traccia delle statistiche di utilizzo dei singoli tasti di gioco. Asus ROG Claymore si candida così a diventare il punto di riferimento per la PC Master Race.